Ogni giorno ci poniamo mille domande sul creato, da quelle più banali a quelle più complicate, che spesso trovano risposte solo nella fede. Alcune delle domande più frequenti per chi lo conosce sono queste. Mauro Culotta, quanti anni ha? Sembra sempre e da sempre uguale. E poi, perché sempre la chitarra e la bandana blu? La risposta, come spesso accade, è nelle scritture. E come per i Vangeli ufficiali, che sono stati spesso integrati o confutati da quelli apocrifi, esistono anche versioni apocrife, magari ammantate di leggenda, che ci rivelano la genesi della chitarra, della bandana blu e di Mauro Culotta. Bisogna risalire non al Nuovo Testamento, non al Vecchio Testamento, ma addirittura al quasi sconosciuto Antichissimo Testamento. Ne sono state trovate testimonianze in Sicilia. Lì viveva una popolazione molto dedita al canto. Non aveva un nome particolare, per tutti era la gente o gens, come si diceva allora. Un antichissimo documento ci rivela un segreto. Dio, ogni qualvolta decidesse di arricchire il suo creato con qualcosa di nuovo, lo voleva contraddistinguere con qualcosa di simbolico che lo identificasse in eterno. Quel giorno Dio aveva tra le mani qualcosa di nuovo, uno strumento con 6 corde, una cassa di legno, un plettro. Aveva già anche il nuovo simbolo, il segno divino che l'avrebbe contraddistinto in eterno, una bandana blu. Ma a chi affidare tutto questo? Dio posò il suo sguardo su quel villaggio, quello popolato da quella gens predisposta per il canto e per la musica. Era piena estate. Un bambino aveva giocato all'aperto tutto il pomeriggio sotto il cocente sole siciliano, rischiando un'isolazione. Dio, che non a caso è Dio, vede e provvede. Quello che accade quel giorno è documentato nel libro della Genesi dell'Antichissimo Testamento, ritrovato nel 1972 avanti Cristo e riassunto nel testo di un canto popolare che si è tramandato poi di gens in gens con la rivelazione di tutti questi misteri. Ed è così che le sacre scritture dell'Antichissimo Testamento ci danno le risposte che cercavamo, rivelandoci che Mauro Culotta non ha un'età, esiste da sempre e che l'inseparabile bandana blu non è un banale copricapo. È il segno divino che contraddistingue quello strumento che non a caso lui suona da Dio.